Il nostro viaggio parte da strada Torrebella. Lasciamo qui la nostra auto e ci sposteremo a piedi verso l'uliveto sopraelevato che vediamo davanti a noi. Ecco, siamo entrati in questo uliveto, una grande area completamente lottizzata. Questi sono gli scavi, ce ne sono circa 6 saggi fatti in alcune precise zone, sono delimitati da questo nastro. A quanto pare si tratterebbe di un insediamento neolitico. Ecco qui il successivo scavo. I lavori sono in corso, a quanto pare portati avanti dalla sovrintendenza dei beni archeologici, non lo sappiamo con certezza, ma supponiamo. Lavori finalizzati evidentemente ad individuare con precisione l'epoca dell'insediamento e l'importanza di questi ritrovamenti. Ecco qui quello che probabilmente è una sepoltura. Un'altra zona di scavi, anche questa molto interessante. Qui da qualche giorno gli archeologi ogni mattina vengono per disegnare, misurare, pulire e valutare la zona. Sullo sfondo, dietro, il famoso stadio di San Nicola. Lasciamo l'uliveto, ci spingiamo in un'altra zona a sinistra, una grande area completamente ripulita, e su questa zona sorgeranno i nuovi edifici. Importante, significativo, forse di una tomba, puntellato con degli assi di legno. Ai margini della zona un sentiero dove probabilmente passava una strada qui, e qui sotto ci sono degli ipogei da cui entrata è stata ostruita da questi rami tagliati e buttati giù nel burrone. In fondo c'è ancora un'altra zona di scavi, stiamo per arrivarci. Un'altra immensa area, siamo quasi sotto lo stadio di San Nicola. Questo è la quinta area di scavi, molto molto ampia. Questa probabilmente è un'altra sepoltura grande, avrebbe pure sulla destra ancora un'altra area più grande. Ed ecco qui l'altra grande area, proseguiamo per la nostra perlustrazione, raggiungiamo quest'altro saggio di archeologico, pare che sia il sesto, quindi ne abbiamo contati almeno sei. La cosa strana è che non c'è un cartello che segnali i lavori della sovrintendenza, i beni archeologici, o qualche altro cartello che giustifichi questo lavoro e soprattutto chi lo sta portando avanti. Supponiamo sia la sovrintendenza, i beni archeologici, ma in realtà non ne sappiamo nulla ufficialmente. È stato danno, è un altro corso. Un altro coccio. Siamo verso il margine esterno Qui.
della zona. Ma no, è il torrente Piccone. Quindi stiamo a ridosso del torrente Piccone di Lama Lamberti. Qui c'è la strada che porta di Mai Nord. Qui dietro si può accedere, c'è un enorme ipogeo.